Come si capisce quando una persona agisce in nome di Dio o quando lo fa in nome di qualcun altro? Sì, parlo proprio di quello del piano di sotto. Pare facile, e invece non lo è. Tanto è vero che pure Gesù, figlio di Dio, è stato tacciato di essere indemoniato. Questo uomo è assistito dal diavolo! Quindi è facile sbagliarsi. Ad esempio, ci sono tantissimi cattolici che dicono che il Papa è satanista. Quello non crede nel Dio cattolico. Ma niente paura, l'hanno fatto con Gesù, figurati. E quindi come facciamo a capire se c'è Dio o c'è Satana? Ma io non lo so, non ne ho idea. Beh, diciamo subito la più grande delle differenze tra i due. Perché Dio dice sempre la verità. Satana, no, quello si nasconde. Quindi è molto probabile che trovi un Satana travestito da Dio, da Madonna e da tutte le cose sante. T'ho beccato, eh? Bravo. Ma come hai fatto a capire che ero io? Mentre è impossibile il contrario. E già qui gli scribi e i farisei fanno un errore clamoroso nel Vangelo di Marco, perché dicono che Gesù scaccia i demoni per opera del capo dei demoni. Ma figlio mio, è impossibile. Il demonio non parla mai di se stesso apertamente, si nasconde. Figurati se scaccia se stesso apertamente. Allora è scemo. Ad esempio, il Papa attuale parla spessissimo del diavolo nelle catechesi e nelle omelie. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo. Quell'amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno. Va dietro a me, Satana. E in questo momento viene il nemico, viene il diavolo, mascherato da angelo tante volte e insidiosamente ci dice la sua parola. Allora, o qua c'è il diavolo che litiga con se stesso, e questo sarebbe molto buono perché abbiamo vinto a tavolino, oppure non è il diavolo. Allora sai che fa il maligno visto che si sente sgamato? Fa una mossa geniale. Ti fa pensare che l'altro, che sta parlando apertamente di lui, è l'indemoniato. Così lui può continuare a nascondersi in chi viene accusato, no? Creando un bel casino, perché siamo punto a capo. Dove è Dio e dove è Satana? E a questo punto deve entrare in gioco un aspetto fondamentale per il discernimento, che è la libertà. La libertà. È Dio che ti lascia libero. Il maligno ti possiede. E infatti parliamo di possessione. Ma questo lo capisci anche dalle tentazioni più banali, eh? Quando dici quella famosa frase: "È stato più forte di me." È quella, ti dovresti preoccupare, perché vuol dire che non sei libero, c'è qualcuno che ti possiede. Difatti, questo Vangelo inizia e finisce con dei parenti che vogliono andare a prendere Gesù, cioè possederlo, perché dicono che è matto, cosa che tenteranno di fare i farisei in tutto il Vangelo, cioè controllarlo. E quando non ci riescono più, lo eliminano. In altre parole, quando si parla di bene e di male, di Dio e di Satana, fai molta attenzione su dove sta la verità e soprattutto su chi ti lascia veramente libero, perché l'amore vero ti lascia libero di rifiutarlo. Il resto ti possiede.